Ora si registrerà la conferenza. Ok, allora innanzitutto buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo jailbreak. Mi devo purtroppo chiedere scusa in quanto questo appuntamento mi coglie leggermente impreparato e non sono riuscito a preparare delle slide, ma cercherò lo stesso di seguire in maniera il più ordinata possibile questo argomento che, come avete visto dal titolo del jailbreak, parlerà di GPS a supporto delle previsioni meteorologiche. Già questo, diciamo, può suscitare molta, molta curiosità, in quanto appunto diciamo che il GPS è uno strumento, no, che non nasce proprio con questo scopo. Quindi quella di cui parliamo oggi è un'applicazione un po' particolare, quantomeno di questo tipo di strumentazione. Sicuramente noi ora poi approfondiremo meglio questo argomento. Comunque non ci interessa, diciamo, questo argomento in quanto abbiamo vinto una gara, abbiamo un lavoro all'interno di un progetto, progetto, diciamo, Interreg e si chiama Concerto. Tra le varie attività che abbiamo in questo progetto, oltre alla realizzazione di un database che poi vi farò vedere, abbiamo completato anche l'installazione di una rete di ricevitori GPS, diciamo relativamente a basso costo, proprio con questo scopo. Uno di solito va a installare una rete di ricevitori GPS, che ne so, per il calcolo poi nero delle coordinate del ricevitore, oppure per monitorare degli spostamenti, insomma, le attività possono essere molteplici. Noi in questo caso abbiamo installato una serie di sensori GNSS, proprio per il calcolo della troposfera, e ora poi vedremo meglio, e quindi per utilizzare questi sensori sostanzialmente a supporto delle precisioni meteorologiche. Ora, non ho, ripeto, purtroppo, mi scuso veramente molto, preparato alcune slide, però posso sicuramente mostrarvi qualcosa che avevamo già pronto. Quindi passo un attimino a condividere lo schermo per capire meglio quello di cui stiamo parlando. Allora, spero riusciate a vedere lo schermo. Comunque, questa, diciamo, è una presentazione che ho fatto durante la mia tesi di laurea magistrale. E sostanzialmente in questa slide o nelle future slide stampo tutto il concetto di quello di questo jailbreak sostanzialmente e di questa in realtà ovviamente di questa applicazione che è il GPS per la meteorologia. Allora, tutti noi sappiamo, no, che gli errori il segnale GPS o GNSS chiaramente in generale, ha una serie di bias, una serie di diversi errori. Questi errori tipicamente vengono modellati per cercare, no, di raggiungere quella che poi è una maggiore precisione delle coordinate calcolate, ovviamente. Tra i bias chiaramente abbiamo gli errori di effemeridi, abbiamo gli errori di clock del satellite, gli errori di clock del ricevitore, multipath, centro di fase dell'antenna del ricevitore, in realtà chi più ne ha più ne metta. Ma sostanzialmente quello su cui dobbiamo andare a concentrarci noi in questo momento è l'errore dovuto all'atmosfera.
L'errore dovuto all'atmosfera, chiaramente, no? Viene suddiviso in errore ionosferico e in errore troposferico. L'errore ionosferico è l'errore, diciamo, principale, l'errore che, diciamo, tra i due è il dominante e che gioca in realtà anche in maggior parte sul calcolo, poi sugli errori commessi nel calcolo delle coordinate. E però diciamo questo errore è dipendente dalla frequenza. Quindi sostanzialmente utilizzando dei ricevitori in doppia frequenza, questo errore può essere tranquillamente eliso, ad esempio utilizzando una combinazione ion-free. La combinazione ion-free, no, è una combinazione lineare delle osservabili fatte sulla frequenza 1 e sulla frequenza 2, che almeno il primo ordine elide l'errore ionosferico oltre, diciamo, al 99% sostanzialmente. Quindi noi, riepilogando, con un ricevitore in doppia frequenza, abbiate pazienza, riusciamo a eliminare l'errore ionosferico. Bene, ma allora ci rimane che cosa? L'errore troposferico. L'errore troposferico invece è indipendente dalla frequenza e quindi sostanzialmente non può essere eliminato in buona sostanza. L'errore troposferico che, come vedete, diciamo, da questa slide qua in basso, dipende sostanzialmente dal contenuto d'acqua in atmosfera, in troposfera. Non l'ho detto prima, dandolo ovviamente per scontato. Ma la troposfera è la parte inferiore dell'atmosfera, quella dove ci sono le nuvole sostanzialmente, no? Che chiaramente le nuvole, quindi viste come contenuto di vapor d'acqua in atmosfera, che chiaramente hanno generano delle interferenze con la propagazione del segnale elettromagnetico proveniente dal satellite. Bene, di solito questo errore troposferico, chiaramente, come sapete, chiaramente, più è grande, tanto più il satellite è basso sull'orizzonte. Questo perché? Perché in questo caso il satellite, per raggiungere al ricevitore, deve attraversare una parte maggiore di troposfera. Quando invece abbiamo un satellite proprio allo zenith sopra di noi, l'errore troposferico sarà minore, proprio dovuto al fatto che in questo caso la parte di ionosfera attraversata dal segnale è sicuramente inferiore. A questo punto, tutto, diciamo, come quantifichiamo, no, l'errore troposferico? Bene, noi andiamo a prendere sostanzialmente diversi segnali provenienti dai vari satelliti, perché ovviamente osserviamo più satelliti nella stessa epoca, e sostanzialmente ogni raggio proveniente da satellite e arrivante al ricevitore sarà in qualche maniera ritardato proprio dovuto a questo fenomeno. Per quantificare sostanzialmente quant'è l'effetto della troposfera in questo istante sostanzialmente, il segnale sostanzialmente, cioè l'effetto troposferico tramite delle determinate cosiddette mapping function viene riferito allo zenith raggio per raggio, poi viene sommato per tutti i vari contributi provenienti dai satelliti. Quindi, ad esempio, questo satellite avrà un suo cosiddetto slant delay, verrà riportato, diciamo, in direzione zenitale. In questo modo si va a introdurre questa quantità, che è in realtà di fondamentale importanza per questa applicazione, che si chiama Zenith Total Delay. Perfetto. A questo punto diciamo che possiamo fare un passo un po' più approfondito nel problema, sostanzialmente. E andiamo a suddividere lo Zenith Total Delay in due componenti. Una componente, diciamo, secca,
e una componente invece bagnata dello Zenith Total Delay. Ecco, prima di entrare così nel merito, sostanzialmente andiamo a dire che quello che vogliamo fare noi a questo punto non è più, come probabilmente avrete già capito, e come sostanzialmente non è più calcolare a questo punto le coordinate del ricevitore, ma cosa? Mettere il ricevitore in un punto di coordinate note e poi andare a invertire il problema. Quindi noto il posizionamento perché noi lo sappiamo, applichiamo le stesse equazioni che servirebbero per sostanzialmente ricavare la posizione del ricevitore, però andando invertendo sostanzialmente l'equazione e quindi ricavando lo Zenith Total Delay. Quindi diciamo che diversi software di posizionamento in qualche maniera stimano questa quantità. E non è più un'incognita nelle equazioni che diciamo che vanno a determinare il posizionamento. Noi invece in quelle equazioni, anziché stimare il ZTD, diamo in input le coordinate sostanzialmente e la ZTD sarà la nostra incognita. Quindi questo sostanzialmente è un po' l'utilizzo del GNSS per un remote sensing dell'atmosfera, poche parole sostanzialmente. Ecco, io non vi faccio vedere le equazioni perché effettivamente sono molte, sono complesse e sostanzialmente secondo me non sono neanche molto centrate perché magari le vedete adesso e tra 10 minuti ve le siete dimenticati. Più che altro era semplicemente un modo per spiegarvi a parole il concetto che c'è alla base di questo in realtà filone di ricerca, anche perché in realtà appunto il GPS per la meteorologia è sostanzialmente un filone di ricerca, cioè c'è molta ricerca su questo. Ecco, torniamo un attimo allo ZTD. Lo ZTD è diviso in una componente secca e in una componente così chiamata umida. La componente secca, diciamo, è la parte dovuta a dei gas secchi nell'atmosfera, è la parte maggiore di ZTD e soprattutto può essere modellata. È funzione sostanzialmente della pressione, della latitudine e dell'altezza della stazione permanente GPS, cioè del nostro ricevitore. Invece lo ZWD, quindi il wet delay, Zenith wet delay, è invece funzione del vapor d'acqua, è una parte in realtà minimale di ZTD, ma è proprio quella sulla quale noi vogliamo focalizzare. Non può essere modellata sostanzialmente, ma a questo punto, diciamo, può essere ricavata come differenza, perché una volta noto ZTD, noi andiamo semplicemente a sottrarvi la componente secca dello ZTD e abbiamo la componente invece umida. Questa quantità, sostanzialmente, è strettamente legata al cosiddetto precipitable water vapor, che è in realtà il contenuto d'acqua che è in atmosfera. Sostanzialmente qui vedete l'immaginino, adesso switchando vedrete cosa intendo, sono sostanzialmente le particelle contenute in troposfera. Ecco, se ora riusciamo ad andare giù nella slide, perfetto. Tramite sostanzialmente delle varie equazioni, no? Presenti in letteratura, se poi siete interessati, sostanzialmente posso chiaramente darvi dei riferimenti bibliografici un po' più precisi. Posso eventualmente girarvi questa tesi che avevo fatto, eccetera, eccetera. Spiega sostanzialmente un po' meglio cosa sto raccontando adesso in questo momento. Comunque, immaginate che dalle particelle viste nella slide precedenti, noi riusciamo a passare matematicamente a un contenuto d'acqua potenzialmente precipitabile, inteso come metri in colonna d'acqua
sopra l'antenna sostanzialmente. Quindi noi riusciamo a dire, bene, in questo istante, dallo ZTD, riusciamo sostanzialmente a capire quant'acqua c'è in atmosfera. Quant'acqua c'è in atmosfera, esattamente. Questo serve per arrivare a questo valore, come vedete qua sotto. Abbiamo bisogno di ZTD, della pressione, della temperatura, della latitudine e dell'altezza ellissoidica. Sono questi quattro parametri messi in equazioni più o meno complicate, sostanzialmente, che riescono quindi a darci questa informazione. Questa informazione è interessante a questo punto. Ops, scusate. Perché è interessante? Perché noi riusciamo a dire, bene, c'è così tanta acqua in atmosfera, e a questo punto noi, non è attenzione, non è detto che questa sia la quantità d'acqua che effettivamente piove, che effettivamente precipita, ecco. Però è comunque un'ottima informazione. Diciamo che di quest'acqua qua potrebbe pioverne chiaramente una quota parte. Però chiaramente ci dà già una buona informazione, nel senso che intanto noi si possono produrre, diciamo, delle mappe di ZTD e vedere sostanzialmente, no, la variazione nel tempo di questo valore, perché va da sé che quando ci sono repentine variazioni di contenuto d'acqua potenzialmente precipitabile in atmosfera, è molto probabile, no, che vi sia poi una precipitazione o un evento temporalesco in corso in quell'istante. Ma poi vabbè, a questo punto qui abbiamo tutta la parte di tesi che non vi faccio vedere oggi, sviluppata in realtà in collaborazione con il laboratorio di geomatica dell'Università di Genova, col quale appunto io mi sono laureato e col quale poi noi di GITER collaboriamo molto strettamente. E diciamo, noi siamo proprio nati come spin-off del laboratorio di geomatica, e in questo caso, no, abbiamo collaborato appunto passo al nostro geoportale per l'installazione di queste stazioni permanenti, dove nel vallone della Vendola, diciamo al confine tra Italia e Francia. Un progetto concerto transfrontaliero. Ora, zoom, sostanzialmente questa è la nostra. Al nostro portale G-Sorting, magari se avrete già avuto modo di vederlo in jailbreak precedenti, ecco, sostanzialmente noi siamo riusciti ad installare queste stazioni di cui ora magari parliamo in maniera un pochino più approfondita. Vi racconto qualcosa sull'installazione e sui problemi sostanzialmente di connettività che abbiamo dovuto affrontare. Bene, anzitutto, prima ancora di passare sostanzialmente a parlarvi di questi sensori, va specificato, però anche lì poi entriamo molto nell'applicazione specifica, che abbiamo parlato di sensori cioè nel senso abbiamo parlato, ecco, del calcolo di ZTD, ma per arrivare al contenuto d'acqua potenzialmente precipitabile servono anche pressione e temperatura, e questo è il motivo per cui andate a vedere che nella mappa esistono anche questo tipo di sensori. Quindi il GPS da solo tendenzialmente non basta. Allora, parliamo a questo punto delle stazioni, che sono appunto queste qui in verde e in rosso. Scusate il lento refresh della mappa. Ok, non volevo questo, ma se io ad esempio schiacciassi qua. Comunque, sostanzialmente stiamo parlando di stazioni in ambiente montano. In ambiente montano, quindi devono essere delle stazioni innanzitutto doppia frequenza, perché altrimenti viene un po' meno quel discorso che facevamo poco prima, no? Nel senso, se non fossero delle stazioni in doppia frequenza, a questo punto non potremmo più
modellare, no, il nostro errore ionosferico e quindi verrebbe un po' meno il. Ah, ecco, qua poi se volete c'è tutto il, diciamo, lo spiegone di Concerto, ma ora non è di nostro, direi, di nostro interesse. E a questo punto il problema tipici che vengono in mente nell'installazione di questo tipo di stazioni sono anzitutto l'alimentazione. L'alimentazione che non può chiaramente agganciarsi a delle linee di corrente che non passano chiaramente in queste zone. Sembra un problema banale, dico sembra, in realtà perché non è così. Il progetto Concerto in realtà deve andare avanti. Doveva andare avanti per un anno e poi chiaramente queste stazioni dovranno continuare a monitorare il contenuto d'acqua per diverso tempo, per cui l'alimentazione elettrica chiaramente è un problema da affrontare. Nel nostro caso abbiamo voluto, forse sovrastimando un pochino, scegliere delle batterie tampone da 100 amperora, che vi garantisco essere molto pesanti, e soprattutto abbiamo collegato i ricevitori anche a un pannello solare. Ora volevo provare a vedere se dal sito vi fossero delle foto, quantomeno delle installazioni, un po' per scusarmi del fatto che non sono riuscito a preparare delle slide, ma sostanzialmente, diciamo, volevo farvi vedere lo schema per ogni installazione, eventualmente, cioè, se non funziona qui perché ho io dei problemi di rete, cercherò magari di farvi vedere qualche immagine in maniera diversa. Comunque, sostanzialmente, dicevo, abbiamo pannello solare che alimenta la nostra batteria tampone, alla quale poi è agganciato il ricevitore, poi il ricevitore GNSS. E quindi, diciamo, questo dovrebbe essere un problema quota a parte, quantomeno risolto, chiaro. Poi abbiamo dovuto tenere tutta una serie di accortezze, per cui chiaramente la batteria tampone deve essere messa all'interno di un armadietto rack, che deve essere ovviamente, come dire, ovviamente impermeabile, e dobbiamo tener conto che, essendo in montagna, questi luoghi, queste installazioni, sostanzialmente possono essere ricoperti da neve, quindi sostanzialmente dobbiamo mettere il pannello solare a un'altezza tale per cui non venga ricoperto dal manto nevoso, altrimenti poi questo sostanzialmente compromette la funzionalità, no, della stazione. Vedo purtroppo che non ho un refresh della pagina, purtroppo accettabile, per cui proverei eventualmente a andare in questa cartella, ad esempio, ecco, qui abbiamo delle installazioni sostanzialmente, vediamo, forse ecco, questa potrebbe essere un'immagine. Aspettiamo un attimo che carichi. Ecco, esattamente questo è l'installazione che siamo riusciti a mettere in questo posto. E tornando nel geoportale, è questa stazione qua che vedete in verde in questo momento. Ora poi passiamo anche a spiegare cosa vuol dire verde, cosa vuol dire rosso, anche se direi che è piuttosto banale. In questo caso qui, in realtà, invece, vediamo che è un'altra stazione, ecco, in questo spostata sostanzialmente in un altro punto, ovviamente. Vedete, forse si riesce a vedere un pochino meglio il contenuto dell'armadietto rack. Eccolo qui. Eccolo qua, si vede abbastanza bene. Vedete, diciamo, il contenuto di questo armadietto è replicato per tutte le installazioni e sostanzialmente abbiamo la batteria tampone che, come vedete da soli, è, diciamo, molto imponente,
Il nostro ricevitore GPS, che è lo Stonex SC600, e questo qua in giallo posto in questo momento, e poi qua si vede forse meno, ma abbiamo una centralina che sostanzialmente cosa fa? Prende i segnali, provenienti, i segnali, diciamo sì, diciamo, la corrente proveniente, ecco, dal pannello solare. L'alimenta lui la batteria e il ricevitore viene collegato poi direttamente invece alla batteria. Diciamo, senza questo non si può collegare direttamente il ricevitore GPS direttamente alla batteria, ma bisogna passare per questo oggetto qua. O meglio, si potrebbe avendo gli opportuni cavi, però poi a questo punto verrebbe totalmente escluso il pannello solare, che invece deve caricare la batteria tampone che è posta in questo caso. Volendo parlare brevissimamente di questo specifico caso, in questo caso quello che ci faceva particolarmente paura è un po' l'effetto vela che può crearsi, in quanto vedete il pannello solare comunque è di dimensioni piuttosto importanti e siamo sostanzialmente, ecco, non in cresta, però diciamo in una zona in cui il vento diciamo, soffia con particolare intensità in particolari momenti. Detto questo, però, abbiamo testato la solidità del palo, che comunque è molto buona. Non è stato il palo, per completezza di informazioni, non è stato montato da noi, ma da un'impresa sostanzialmente, e abbiamo comunque notato che questo sistema rimane tutto sommato stabile, anche se mi rendo conto sarebbe meglio forse tirantare questo sistema per renderlo ancora un pochino più stabile. Poi esistono, abbiamo fatto vedere giusto per completezza altre stazioni, per esempio, ma di nuovo qui sostanzialmente giusto per farvi vedere un po' il prodotto finito. Questa, diciamo, invece è la stazione di Saorge posta in Francia e corrispondente sostanzialmente a questo puntino, a questo punto nella mappa. Ovviamente in questo geoportale sono riportate le foto, una foto per ogni stazione, così come sono riportate tutte le informazioni, diciamo, nella tabella attributi di questo layer vettoriale sono riportate tutta una serie di informazioni riguardo i ricevitori GNSS, quali le costellazioni, le frequenze, tipologia di antenna e così via. C'è riportata anche la foto, una di quelle che vi ho fatto vedere, una per ogni stazione, e a questo punto poi insomma uno potrebbe avere una visione chiaramente di insieme del lavoro, ecco. Mi scuso ancora per il refresh della pagina che in questo caso è dovuto alla mia connessione, non mi sta consentendo di mostrarvi queste informazioni. Vedete, sta ancora refreshando, ma questo appunto è dovuto alla mia connessione. Parlando di connessione, veniamo quindi al significato del simbolino in verde e del simbolino in rosso. Ecco. Banalmente, le stazioni devono essere connesse a internet per mandare i dati in formato RINEX a un server remoto. E dopo vediamo un attimino anche l'elaborazione. Siamo in una zona montana e soprattutto in una zona al confine fra Italia e Francia, quindi è scontato dire che in questo caso vi sono molti problemi di connettività. Banalmente, lo sapete dire tutti, andando in montagna capita spesso che i telefoni banalmente non prendano. I ricevitori, ecco, da un punto di vista hardware, se vedete poi la scheda del ricevitore Stonex, lo vedete, diciamo, da soli, ha al suo interno integrato un router e quindi a noi basta inserire una scheda SIM nel ricevitore, che era quello scatolotto giallo che vi ho fatto vedere, e poi impostare i parametri di connettività affinché lui mandi in automatico i dati a un server remoto. Noi abbiamo deciso di, ma per scelta nostra in realtà,
di mandare dei dati giornalieri a un server remoto con intervallo di campionamento di 30 secondi. Questo un po' deve essere un compromesso sostanzialmente sostanzialmente la banda disponibile per queste SIM. Ora le SIM hanno 1 giga al mese, quindi dobbiamo stare dentro questa soglia dati, e un po' poi comunque questo appunto è un aspetto meramente economico, ma poi ecco l'aspetto importante è che le variazioni di ZTD, diciamo il parametro di cui vi ho spiegato all'inizio, non sono così repentine nel tempo, quindi diciamo un intervallo di campionamento più fine non avrebbe avuto neanche particolarmente senso, in quanto poi le variazioni di ZTD non sarebbero state apprezzabili. Quindi, per ogni stazione io riesco a inviare a un server remoto i dati in formato Linux. A questo punto, no, bisogna parlare di quella che è l'elaborazione dei dati per ottenere ZTD, perché diciamo, va bene che l'abbiamo raccontato, no, finora, ma arrivati poi al lato pratico bisogna chiaramente produrlo questo valore. Allora, esistono diverse tecniche e diversi software che possono ricavare questo valore. Quali utilizzare? Beh, bisogna sicuramente nel nostro caso scegliere un software con un'impronta quantomeno scientifica che possa essere lanciato in background, perché chiaramente noi tutto questo sistema di calcolo di ZTD deve ripetersi, no? Ogni giorno, e non possiamo, di certo, umanamente, ogni giorno una persona fare il calcolo di ZTD. A questo punto, cosa fare? Vagliamo diversi software presenti e diversi software che fanno anche diverse tecniche. Perché ZTD può essere in realtà calcolato anche tramite delle compensazioni di rete, utilizzando delle stazioni GPS esterne a questa rete utilizzate come basi fisse, oppure ZTD può essere calcolato con delle tecniche PPP. Di nuovo, in pochissime parole, il PPP è o Precise Point Positioning. È una tecnica di elaborazione dati GNSS che sostanzialmente utilizza il ricevitore in modalità singola, senza nessun altro ricevitore. Quindi non è un base rover, ma è una specie sostanzialmente di stand-alone, solo che ovviamente le precisioni nel PPP sono molto più spinte, ecco. Ah, mi interrompo un secondo, vedete che si è aperta la tabella attributi di un ricevitore, in questo caso quello di uno che non vi ho fatto vedere, è questo qui posto in verde. Vediamo la foto dell'installazione, le costellazioni, la località, vediamo l'operatività, l'aggiornamento e le coordinate in determinati sistemi di riferimento. Poi a questo punto noi possiamo vedere la brochure del nostro ricevitore, ma questo giusto per poi far vedere le caratteristiche. Invece, scusate, tornando indietro, possiamo accedere all'interfaccia grafica di questo ricevitore, eccolo qui. Vediamo se mi ricordo a memoria la password. Eccolo qua, esatto. Adesso io sono nell'interfaccia grafica del mio ricevitore e posso vedere sostanzialmente determinate informazioni su di esso. Per esempio, posso vedere, eccolo qua, i satelliti. Anche qua ci vuole, ok, un pochino di refresh, chiaramente. Vedete da soli che è un ricevitore GPS GLONASS, Galileo e Beidou. Posso andare a vedere lo skyplot, quindi come sono messi i satelliti in questo sistema.
e posso andare a vedere il dato che sta venendo aggiornato sostanzialmente, no? E quindi sta venendo registrato il dato di oggi. Oggi, in questo, secondo la nomenclatura, è il 20° giorno, perché la nomenclatura è 2021 020 0000, quindi 020 è il giorno dell'anno e 0000 sono l'ora d'inizio del dato. Ma questo era semplicemente per farvi vedere sostanzialmente che posso amministrare i miei ricevitori anche da remoto. Chiaramente ci sono tutta una serie di impostazioni da andare a settare, però ecco, questo poi è il prodotto come viene visualizzato. Tornando quindi al calcolo, sostanzialmente tornando quindi al discorso del PPP, noi utilizziamo un nostro ricevitore scusate, in doppia frequenza, ma lo utilizziamo in maniera singola, e verranno modellati tutti gli errori con particolari modelli. In particolare verranno modellati gli errori di clock e di efemeride, sostanzialmente del satellite, più tutta ovviamente gli errori ionosferici. A questo punto, utilizzando questi modelli, noi riusciamo a arrivare a delle precisioni con il posizionamento PPP che sono anche nell'ordine di pochi centimetri, a seconda dei casi, a seconda del ricevitore che stiamo utilizzando. Bene, ma come ricordo dall'inizio, il nostro scopo non è arrivare alle coordinate, ma noi sappiamo già le coordinate, le vediamo scritte in queste tabelle. Noi vogliamo fissare le coordinate e quindi, tramite tecniche, in questo caso PPP, ricavare il valore di ZTD. Quale software abbiamo utilizzato? Bene, la scelta è ricaduta sul software GoGBS. In questa slide, vediamo se riesco a metterla. No, va bene. In questa slide riusciamo a vedere il flusso di lavoro che serve sostanzialmente per ricavare il nostro ZTD. Ora, GoGPS, in poche parole, è un software open source per processamento dati GNSS. Ok, scusate. Non riesco. Il mio computer non è collaborativo, scusate. Ok, perfetto, stiamo qua, scusate che è meglio. E a questo punto, sostanzialmente, GoGPS è un software open source per il processamento di dati GNSS, che tra le altre cose riesce anche appunto a ricavare questo valore. Come funziona? Ma questo proprio in pochissime parole, vedete che GoGPS ha una serie di sottocartelle tra le quali noi andiamo a agire sostanzialmente su poche di queste. Sostanzialmente abbiamo da agire nella cartella config, nella quale verranno poi scritti automaticamente questi elab.ini. Elab.ini sono nient'altro che i file di configurazione scritti in formato di testo. Ovviamente GoGPS ha una sua interfaccia grafica, più o meno complessa, devo essere sincero, però diciamo l'interfaccia grafica, così come poi accade in RTK Lib, produce un file di testo nel quale poi sono memorizzate tutte le informazioni, tutte le opzioni che vogliamo utilizzare per il processing. Dobbiamo chiaramente aggiungere i file Rinex, quindi sostanzialmente noi abbiamo creato uno script, in questo caso si chiama scarica_dati.py, che quando deve, diciamo, girare, lui va a cercare i file Rinex nel server dove vengono mandati dalle stazioni e li sposta all'interno di questa cartella. E poi vedete che, vabbè, in questo caso agiamo una sola volta nella cartella station e poi CRD. CRD, stazioni.crd, è il file in cui vengono fissate e scritte le coordinate della stazione. A questo punto abbiamo fatto un altro script che appunto si chiama elabora_dati_gnss, che
il quale, diciamo, appunto, tanto fa un check sui dati di input e quindi li va a mettere nella cartella iniziale. Poi modifica il file di INI e lo rende, diciamo, attuale per questa elaborazione. In realtà la modifica, in poche parole, è quella di modificare la data di volta in volta. Poi lancia GoGPS in background. Una volta finita l'elaborazione, vedremo che nella cartella out, nella cartella relativa al nostro anno e al nostro giorno, verranno creati dei file CSV con determinate informazioni per le varie stazioni. Tra queste informazioni c'è appunto anche il ZTD relativo anche all'istante temporale. Bene, a questo punto noi prendiamo questo ZTD e lo andiamo poi a inserire nel database. Questo, diciamo, è il flusso di lavoro quando tutto il lavoro, diciamo, funziona. La parte chiaramente difficile di tutto questo sistema è gestire le eccezioni, perché quello sostanzialmente le eccezioni sono sempre moltissime, a volte imprevedibili. E chiaramente dobbiamo pensare che dietro tutto questo calcolo in realtà non c'è una persona, ma c'è una macchina che quindi chiaramente non riesce a pensare e dobbiamo cercare di fare in modo che sostanzialmente non si interrompa praticamente mai dovuta ad errori. Quindi questo sostanzialmente è un po' il flusso di lavoro. A questo punto poi avremo il valore di ZTD finale per le nostre stazioni, le nostre puntuali, e questo sostanzialmente dà un po' l'input, no, al calcolo delle mappe, delle mappe, sostanzialmente dei valori di PWV. Questa, ecco, sostanzialmente è un po' l'architettura del sistema che abbiamo messo in piedi. Bene, direi che questo sostanzialmente era un pochino quello che volevo farvi vedere, e quindi ora vorrei aprire un pochino la pagina, scusate, aprire un po' la parte in cui magari ci sono vostre domande, vostri commenti, perché sono in questo caso particolare mi interessano molto. Prima di questo, però, vi voglio ricordare il prossimo appuntamento con il Jailbreak, che sarà il 3 febbraio, sempre alle 8:30, in cui parleremo della traduzione di QGIS. Quindi torneremo di nuovo a parlare di argomento in ambito GIS, in questo caso sarà presente anche Stefano Campus. Per cui appunto vi consiglio vivamente di non perdervi questo appuntamento. Ecco. Ma detto questo, direi appunto di lasciare un po' la parola a voi e insomma anche farmi sapere cosa ne pensate, di questo argomento che appunto ripeto essere un po' particolare e magari forse anche voi stessi è la prima volta che ne sentite parlare, insomma. Ciao Lorenzo, buongiorno, Giampaolo Di Biase. Ciao, Giampaolo. Buongiorno a tutti. Ti volevo fare due domande, due curiosità. La prima è, visto che sei un fan dell'uBlocks da tempo, perché non avete utilizzato uno ZF9P? È possibile utilizzare uno ZF9P per applicazioni del genere? Sì. Il perché in realtà è sostanzialmente perché il ricevitore che abbiamo utilizzato in realtà dà delle performance sicuramente migliori rispetto allo ZF9P, che in realtà, come sai, abbiamo anche installato nel nostro ufficio. Ma soprattutto quello che ci ha fatto propendere per questo tipo di soluzione è il fatto che oltre il ricevitore, ecco, oltre a dare delle performance, a mio avviso, un po' migliori, un po' più robuste rispetto a questo ricevitore,
offriva anche tutta una ingegnerizzazione del sistema che lo ZF9P in questo momento non ha. Banalmente, prima io vi facevo vedere, vediamo se è ancora attiva, l'interfaccia grafica con la quale riesco a comandare il mio ricevitore da remoto. Eccola qua, ad esempio. Ecco, questa cosa è, diciamo, un po' out of the box quando compriamo questo ricevitore. Oltre all'interfaccina grafica, che può essere più o meno carina, sicuramente anche il fatto che io possa gestire direttamente da questo software l'invio del dato o in formato binario o in formato Linux al mio server. E diciamo sostanzialmente sono tutta una serie di cose che Lublox, diciamo così, pronto quando lo compri, ovviamente non fa. Chiaramente non sono cose impossibili da sviluppare e da fare, però abbiamo fatto sostanzialmente un bilancio delle ore uomo che sarebbero dovute per sviluppare tutto questo sistema e il costo poi in realtà dell'altro ricevitore che invece le ha già pronte e la nostra scelta è ricaduta su quest'altro ricevitore, non su Lublox. Però chiaramente sì, noi avevamo pensato anche a Lublox, quantomeno in prima battuta. Sì, chiarissimo, ma cioè, mi trovi d'accordo sull'analisi che hai fatto. Dall'altro canto, quel ricevitore lì, Lublox, ha dei pregi che, diciamo, anche in un futuro utilizzarle per applicazioni del genere alcuni pregi sono, secondo me, sono non banali, nel senso, innanzitutto il prezzo, ma il punto, adesso lo sto testando da mesi, dal punto di vista energetico è sorprendente. Credo che con una batteria 12 volt da 100 ampere, un Ublox penso che funzioni un anno senza nessun pannello solare. È una battuta, Sì, chiaramente, però. certo, il problema è che però tu metti Lublox, però poi devi considerare, se tu metti Lublox, devi considerare anche un microprocessore, un router e queste cose qua che comunque incidono molto nella. Sì, chiaro, chiaro. Cioè, Chiaro, chiaro. ovviamente rimane molto basso lo stesso il consumo. E anche questo ricevitore in realtà non è che consumi tantissimo, devo essere sincero, noi abbiamo un po' sovradimensionato forse. Sia pannello solare che batteria tampone, potevamo rimanere un pochino più bassi effettivamente. Poi quello che Considerando poi. che state in montagna e le temperature giocano un ruolo non trascurabile su, diciamo, sulla vita delle batterie, su, diciamo, l'efficienza delle batterie, non è sbagliato fare quello che avete fatto. Anzi. No, poi vi garantisco che portare quella batteria non è stato semplice, è stato anche Immagino. piuttosto faticoso perché sono dei luoghi che con la macchina non si raggiungono, ci vogliono, in alcuni abbiamo camminato 40 minuti per arrivare, ecco. Immagino, immagino. E Quindi, ti faccio una però. seconda domanda, diciamo che prende in considerazione il tema di oggi, ma è un po' trasversale. Quanto influiscono le condizioni meteorologiche su una misura di precisione di un comune GPS? Cioè un tecnico è in campo, si deve preoccupare che quel giorno sta per piovere, o che sta venendo giù il finimondo, oppure no? Allora, tendenzialmente la risposta è dipende da come stai utilizzando il tuo ricevitore. Chiaramente un pochino sì, nel senso che comunque sia il segnale verrà distorto, ma non in maniera così, diciamo, drammatica da dire ah, oggi sta diluviando, le mie misure saranno tutte da buttare. Specialmente questo se andiamo a fare un posizionamento di tipo base rover. Poi chiaramente in altre invece tipologie di processamento del dato, chiaramente l'effetto atmosferico influisce e questa è proprio l'applicazione che vogliamo, che lo dimostra sostanzialmente, perché capisci anche da solo che se l'effetto atmosferico di precipitazioni sostanzialmente
non influisse sul segnale, tutto questo filone di ricerca chiaramente non esisterebbe. Quindi, Sì, mi sembra del tutto evidente. questo La mia fattualmente curiosità era. era proprio di carattere applicativo, nel senso in una classica configurazione base rover, o comunque sia RTK con le stazioni fisse, quanto devo tenere in considerazione il meteo nella giornata del rilievo? Ma guarda, poi posso chiedere, vedo che anche Tiziano è collegato, sicuramente ha più esperienza di me, però ecco, io mi sentirei abbastanza tranquillo nel dire che in quel caso la tua principale preoccupazione sia quella che ti dovrai bagnare te, però poi per quanto riguarda la qualità delle misure non avrai, se fai un NRTK in base rover, particolari problemi. Ok, perfetto, grazie. E grazie ovviamente per il tempo che dedichi tu e voi Digiter in generale, una formazione gratuita di noi altri curiosi. Tanto ti rilascio sul. Ci sono altre domande? Curiosità, insomma, oppure anche. Semplicemente volete dare una vostra opinione su questo argomento? Vi invito a non essere timidi nel caso ovviamente vogliate intervenire. Qualcuno di voi aveva già sentito per caso parlare di questa applicazione un po' particolare dei sistemi GNSS, oppure è la prima volta che ne sentite parlare? Ok, io direi che se non ci sono altre domande, a questo punto potremmo chiudere qua questo jailbreak. Ovviamente vi rinnovo l'invito a partecipare al prossimo appuntamento, nel quale parleremo appunto della traduzione di QGIS, insieme anche a Stefano Campus. E niente, a questo punto grazie a tutti per aver partecipato e buona giornata.